Buonasera, inferiori. Quanti di voi amano i videogiochi? Vi piacciono, no? Ci perdereste il vostro tempo, vero? Però delle volte anche i giochi nascondono dei forti pericoli. Parliamo del gioco di Polybius, distribuito nel 1981. Pare che questo gioco creò vari disturbi psichici, tra cui anche l'amnesia, incubi notturni e perdita di interesse in altri videogiochi. Si dice anche che facesse parte di un progetto militare per il controllo della mente e per influenzare i giocatori. La casa di produzione in italiano vuol dire estinzioni dei sensi. Si vocifera anche l'apparizione di uomini vestiti di nero per controllare le varie prestazioni dei giocatori. Il gioco si presenta in modo molto semplice e molte luci e suoni si vedono. E si vedono anche alcuni messaggi subliminali come facce urlanti e varie frasi. Tra le opzioni ci sarebbero i livelli di varie obbedienze civili, desiderio di giocare, amnesie riguardante la partita e molte altre opzioni. Qualcuno di voi umani dice solo che è una leggenda? Può essere, però molti ci hanno giocato e sono stati male insetti. Quindi a voi l'enigma, la prossima volta che però giocate, ricordatevi che anche un videogioco banale può nascondere delle minacce. Buoni incubi.